Mensilità non pagate, un futuro lavorativo molto incerto. Loro sono le dipendenti dell'impresa di pulizia Pool Service che questa mattina hanno manifestato davanti alla sede dell'Aeronautica Militare di Viale Cavour, dove eseguono il lavoro di addetta alle pulizie. L'aeronautica, che ha anche una sede in via Wagner e una nella base di Poggio Renatico, sono l'appalto principale di Pool Service Ferrara, la sede distaccata di un'azienda SRL che ha la base a Cesena, ma con filiali e appalti lungo tutto lo stivale. I ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione sembrano essere la base dei ritardi nei pagamenti degli stipendi delle lavoratrici che per questo hanno deciso di manifestare e nel corso del picchetto una di loro ha indossato la bandiera italiana al rovescio. Perché ormai l'Italia non va più nel senso dritto, ma nel senso rovescio, ci sta facendo affondare un po'. Quindi l'ho messa all'incontrario, diciamo, per questo motivo con una scritta sopra dove dice che comunque noi non siamo l'ultima ruota del carro effettivo, ma siamo delle donne che fanno pulizia per enti statali e che vogliono essere solamente rispettate e pagate alla fine del mese nel servizio. Un presidio organizzato dalla delegazione sindacale dell'azienda che fa capo a Filcams di CGL che chiede maggiori garanzie del lavoro. Nella normale dialettica sindacale e nei tentativi anche istituzionali messi in piedi nella proclamazione per esempio dello stato di agitazione l'azienda è stata latitante, cioè non risponde e quelle poche volte che ha risposto non ha mantenuto gli impegni presi e quindi il rischio concreto è che questo debito, diciamo, di questi arretrati, speriamo di no, possa anche magari aumentare.